troviamo da Impact Food, un ristorante sostenibile a Roma. Per noi è una steakhouse a base vegetale. Da dove nasce questa idea? Nasce dalla volontà di evolvere un processo per avere uno stesso risultato servizio, nel senso che noi cerchiamo di riproporre tutti quelli che sono dei prodotti che nell'ambito del settore agroalimentare non sono così tanto sostenibili e cerchiamo di riproporli in una chiave che invece possa essere sostenibile. Questo per noi significa evolvere un processo per avere uno stesso risultato e servizio. Abbiamo aperto da 4 mesi a Roma questo primo punto che fa parte di un progetto più ad ampio spettro che prevede l'apertura anche in altre città in Italia e non solo. Per fortuna stiamo andando molto bene. La particolarità dei nostri prodotti sostanzialmente è che potenzialmente ognuno può entrare qua dentro senza accorgersi che i prodotti non sono come quelli che abbiamo sempre mangiato, cioè nel senso hanno lo stesso odore, aspetto, sapore, valori nutrizionali, ma non provengono più magari da un animale come un burger di manzo o un nuggets di pollo, un tender, un'aletta di pollo, per arrivare addirittura la tagliata sostanzialmente, che è il nostro piatto principale, che è stampata in 3D, ha un processo sostanzialmente che a differenza dei burger dove vengono messi degli ingredienti e insieme vengono schiacciati, fatta una pallina e poi viene fuori il patty, la tagliata proviene da un macchinario dove vengono messi ancor meno ingredienti per poi essere stratificati dagli ugelli che vanno a ricreare quindi questa texture che è esattamente come quella di una tagliata di mango. I prodotti che utilizziamo fino ad oggi sostanzialmente sono tutti prodotti di origine vegetale, dalle proteine del pisello alla soia, alla fecola di patate, proteine del grano, del frumento. La nostra visione, quello che noi vogliamo cercare di condividere, è di avere questa sostenibilità a tutto tondo, quindi sia nel packaging, addirittura in quelle che sono le sedute che noi abbiamo, sono sedute in tessuto che però in realtà sono fatte di bottiglie di plastica riciclate, le vernici che colorano le nostre pareti sono vernici Airlite che assorbono la CO2 e ripuliscono l'aria, i legni che abbiamo utilizzato sono legni ricavati dal piano di scarto, ferro riciclato, tutto quello che noi facciamo viene accomunato però da questa sostenibilità senza rinunce. Per noi questo fattore del senza rinunce è molto importante proprio per non dover rinunciare a tutto quello che siamo sempre stati e tutto quello che abbiamo sempre apprezzato fino ad oggi. Quello che ci auguriamo sostanzialmente è che in un domani magari tutti possano continuare ad accedere a quelli che sono i piaceri e l'aspetto culturale che abbiamo apprezzato fino ad oggi, però ritrovandolo in una chiave sostenibile, quindi senza rinunciare a tutto quello che siamo sempre stati, dando però valore a quella che è l'evoluzione, una sostenibilità senza rinunciare.